Sabato 5 luglio siamo in piazza Marconi a Mantova, c'è di nuovo Mantova Vive, la notte bianca mantovana, tantissime le iniziative di questa serata, sono le 10, è un'oretta che è iniziata ufficialmente e c'è già tantissima gente. Mantova ha fatto il pieno, no, di più. Sabato sera la notte bianca, con un po' di preoccupazione degli organizzatori, siamo a luglio, la gente inizia ad andare in vacanza, bissare il successo di quella di maggio sarà difficile, e invece un pienone è partito forse un po' più sul tardi rispetto alle scorse edizioni, ma si sa, d'estate si mangia più tardi e si esce dopo, ed in effetti dalle 10 in poi girare per la città era quasi impossibile senza venir trascinati dalla corrente. Tutto è iniziato verso le 21 con l'inaugurazione ufficiale da parte delle autorità. Assessore, nuova notte bianca, nuovo Mantova Vive, sempre ricchissimo il programma della serata. Assolutamente sì, ormai è una tradizione che comunque a ogni edizione fornisce e dà più manifestazioni a favore dei cittadini. Quest'anno c'è la novità anche di Piazza Leon Battista Alberti, per cui diciamo che è una città viva, è in tante vie, in tante piazze, per cui di gente ce n'è tanta, e comunque insomma è ancora presto perché comincerà a far buio fra tre quarti d'ora e vedremo, che sono sicuro che insomma fra un'oretta la città sarà assolutamente strapiena e gremita come nelle altre edizioni. E poi via con i suoni della band itinerante Banda Cadabra. Completare la serata, vari complessi musicali sparsi per le vie e le piazze del centro, la musica di Radio Picco e del Ciringhito, oltre al mercatino di Arte Ingegno. Siamo a luglio, nuovo appuntamento con Mantova Vive, cambiano le stagioni, però questa serata continua ad avere un grande successo. Il successo c'è, la gente sta arrivando, perché comunque da tutte le vie sta arrivando gente, nonostante le varie notti rosa e vacanze, quindi vuol dire che comunque è un evento che piace, che vuole dimostrare che Mantova vive. In giro per le vie della città, famiglie, coppie, gruppi di ragazzi, ma anche persone meno giovani con i nipotini. Insomma, complice una bella serata, in moltissimi hanno scelto la città per trascorrere il sabato sera. E mentre sul lungo lago era caccia aperta al posto auto, in centro risuonavano le musiche più svariate fino a l'una di notte. Negozi aperti anche per il primo giorno di saldi, che hanno visto un bel movimento e la gente ha apprezzato la possibilità di fare acquisti anche dopo cena. Soddisfatti gli organizzatori e già si pensa alla prossima serata. Mantova Vive, sta andando benissimo la serata. Sì, è vero, un'altra bellissima serata di musica e divertimento nello splendido centro storico di Mantova. Insomma, proprio segnale che la gente ha voglia di vivere a pieno la città, divertendosi, facendo una passeggiata, andando a vedere i negozi, fermandosi a bere qualcosa nei bar e semplicemente anche per il gusto di stare insieme. Quindi insomma siamo molto contenti di questa sesta edizione, quindi lunga vita direi a Mantova Vive. La prossima? La prossima 20 settembre, segnatevelo già, mi raccomando, un'altra grande edizione, siamo già al lavoro per riempirla di ingredienti, animazioni, spunti, insomma cose sempre nuove. Insomma, ormai lo abbiamo capito, Mantova se vuole è tutt'altro che addormentata e sa vivere benissimo. Ed ora non resta che aspettare la prossima nottata a suon di musica e divertimento.